Sì, grazie Presidente. Abbiamo sottoscritto questa mozione in quanto nei contenuti ci ritroviamo, siamo pienamente d'accordo. Il problema delle palestre scolastiche, che è stato analizzato nella Commissione Scuola, nella Commissione Sport, e ne ho parlato anche con la Presidente della Commissione Lavori Pubblici, sono sostanzialmente due, non tanto quello di come dire, essere trasformate in vere e proprie aule per la didattica, quanto piuttosto essere utilizzate come luoghi per motivi di emergenza, come ad esempio quando vengono a mancare i docenti e non si trova immediatamente la sostituzione. In passato tutti gli anni gli alunni venivano divisi nelle altre classi, quest'anno ovviamente non sarà possibile e quindi le palestre scolastiche sono state pensate, alcuni dirigenti ci hanno detto, per questi motivi. E secondariamente c'è il problema della sicurezza, ovvero c'è il timore che le associazioni che utilizzano le palestre il pomeriggio poi non lasciano le palestre nelle condizioni di pulizia perfetta che è necessaria, quindi sanificando i locali. Quindi sono questi i timori e comunque insieme all'assessore Frongia abbiamo raccolto la sottoscrizione degli assessori sport municipali e il 14 luglio l'abbiamo trasmessa alla sindaca. Sindaca che il 21 luglio ha scritto ai ministri Azzolina e Spadafora per chiedere un incontro esattamente con questo obiettivo, quindi quello di analizzare insieme il problema per trovare una soluzione. È al lavoro, ripeto, l'assessorato lavori pubblici, assessorato e commissione scuola e sport, e quindi per questo motivo comunque siamo d'accordo con i contenuti appunto della mozione. E voteremo favorevolmente. Grazie.